Sì, sono il titolare dei cantieri Capelli di Spinadesco Cremona. E questo è un progetto che è nato 2 anni fa dalla collaborazione del nostro cantiere Capelli con il consorzio degli UTAE di Cremona. L'idea comune era di unire le eccellenze che sono sul territorio, nel caso degli UTAE la costruzione dei violini e nel nostro caso la costruzione dell'imbarcazione. Ci sono dei punti comuni che sono chiaramente l'artigianalità, l'eccellenza, e in questo caso siamo partiti da un nome importante, quindi si chiama Stradivari 43, e quindi è un'imbarcazione che ricorda un violino molto importante, costruttore di violini molto importante, e nel nostro caso abbiamo cercato di mettere dentro tutti dei contenuti che potessero rendere questa imbarcazione unica, che noi esportiamo poi in tutto il mondo. Oggi chiaramente è il giorno della consacrazione e della nascita del progetto. L'imbarcazione viene esposta nella piazza più importante di Cremona perché è nata, è stata costruita sul territorio cremonese, e quindi era giusto avere questa imbarcazione come prima assoluta nella piazza più importante della città.